con il festival lavoriamo proprio su questo incontro, sull'incontro tra la comunità provvisoria e quella permanente, che poi si stimolano a vicenda, ognuna ha qualcosa da, mettiamola così, insegnare o stimolare all'altra. Io sono Sofia Farina, meteorologa e divulgatrice scientifica, e questo è Un quarto d'ora per acclimatarsi, il podcast che vi racconta le sfide ambientali della montagna per immaginare insieme il futuro delle terre alte. È prodotto dall'Altra Montagna in collaborazione con il Trento Film Festival. Troppo spesso concentriamo la nostra attenzione sulle Alpi, dimenticando quel formidabile laboratorio sociale che sono gli Appennini. Parliamo del presente e del futuro degli Appennini, di come narrarli, di come pianificarne il territorio e di come lo spopolamento abbia inciso sulla spina dorsale d'Italia. E abbiamo il piacere di farlo con Andrea Barzagli, dottore forestale e fondatore del Festival Foglia Tonda. Benvenuto Andrea. Ciao Sofia, grazie dell'invito e grazie a tutti e a tutte che ci stanno ascoltando. Grazie a te di essere qui con me. Entriamo subito nell'argomento, quindi ti chiedo se ci vuoi raccontare che cos'è questo festival Foglia Tonda e come è nato e dove si svolge. Allora, il Festival Foglia Tonda nasce in Mugello, in Alto Mugello, è una delle valli che stanno a nord-est di Firenze, in Toscana. E in due piccoli paesi, inizialmente uno che è il paese di Razzuolo, una piccola frazione del comune Borgo San Lorenzo, e poi dopo anche Casaglia, un altro paese un po' gemello dall'altra parte del passo. E il Festival Foglia Tonda nasce proprio con l'idea di un gruppo di amici di trovare un po' un compromesso in un periodo in cui magari tanti di noi non vivevano proprio sul territorio. Il festival per noi è stato un po' un compromesso per impegnarsi comunque nel fare qualcosa sul territorio, e non avendo quindi possibilità magari di fare scelte più durature o più impegnate sul territorio stesso, abbiamo scelto l'opzione del festival come strumento per trattare quelli che sono i temi che più ci stavano a cuore sul territorio, ovvero quelli della, principalmente appunto, dell'abbandono, della fragilità e anche delle opportunità delle terre alte, e soprattutto delle loro comunità, delle comunità di coloro che ci vivono, di coloro che magari ci tornano a vivere, e di tutto appunto quello che può essere il futuro di queste aree montane. E a che anno siamo del festival adesso? Siamo quest'anno, arrivati. Nel 2024, saremo alla settima edizione. Abbiamo iniziato nel 2018 con una sola giornata e poi ci siamo evoluti poi nel tempo, appunto, arrivando anche a fare 3 giorni l'anno scorso. Quest'anno saranno 2, appunto, su 2 paesi, Casaglia e Razzuolo. Ottimo, fantastico. Ma e senti, domanda necessaria, come mai si chiama Festival Foglia Tonda? E questo è appunto una curiosità che in molti appunto ci chiedono. E Foglia Tonda era praticamente il modo, quelli della Foglia Tonda era il modo in cui praticamente venivano chiamate le persone della montagna nella nostra zona. E quindi appunto invece di dire i montanari si diceva quelli della Foglia Tonda. E la Foglia Tonda è idealmente quella del faggio, che poi non è una foglia veramente rotonda, però sicuramente lo è di più della foglia della quercia e del castagno, che magari stanno più in basso. E abbiamo scoperto che pensavamo fosse una cosa molto locale, invece poi abbiamo scoperto che anche ad esempio nell'Appennino bolognese c'è una cooperativa di comunità che si chiama Foglia Tonda, in dialetto appunto, non so se l'avrò detto bene, ma insomma in dialetto si pronunci così, e quindi anche loro si chiamano Foglia Tonda perché è una cosa molto diffusa e che risale, penso, non saprei quanto indietro, però c'è un libro della zona, una sorta di guida del Mugello della fine dell'Ottocento, in cui è riportato appunto un passaggio di testo in cui si parla di quelli della Foglia Tonda, e quindi da questo abbiamo un po' preso l'idea del nome del festival. Molto poetico, bellissimo. E voi con il festival cercate anche di superare le difficoltà che sono determinate dal fatto che, sebbene la, diciamo, questione appenninica coinvolga tutta la penisola, proprio perché gli Appennini
ricoprono insomma una parte molto, molto grande della penisola, le peculiarità delle singole zone, ognuna con i suoi problemi e le sue priorità, possono anche ostacolare la creazione di un discorso condiviso. Quindi voi come rispondete a, diciamo, questo problema con il festival? Allora, il festival appunto che nasce inizialmente appunto come festival principalmente artistico, e poi negli anni ci abbiamo aggiunto sempre di più anche parti, diciamolo, contenutistiche, quindi abbiamo aggiunto talk, abbiamo aggiunto, non che poi anche la parte artistica sia mai stata avulsa dal territorio, è sempre stato, cioè il nostro è sempre stato un tentativo di utilizzare sì l'arte, ma comunque sempre legata, in qualche modo legata o al territorio o ai temi che ci sono cari con Foglia Tonda. E appunto in un territorio come quello appenninico, che è veramente appunto lungo e disteso da nord a sud, e anche poi magari considerando le isole, ci sono davvero tantissime situazioni diverse. C'è sempre il rischio che si vada sempre un po' a sbattere contro il fatto di ognuno deve avere la sua soluzione, perché i territori sono tutti diversi e quindi non c'è una soluzione, è vero che non c'è, però non c'è una soluzione per tutti i territori, e si fa fatica a volte anche a fare rete e a creare appunto un discorso comune che poi ci permetta anche magari di fare massa critica che poi può servire per portare avanti istanze, per alzare la voce degli Appennini stessi magari. E quindi noi abbiamo pensato inizialmente che laddove tutte queste differenze più territoriali, che quindi rendono anche difficili magari appunto, cioè chi magari ha il problema del particolare spopolamento, chi magari invece ha il problema di una qualche opera, grande opera che minaccia il proprio territorio, quindi possono essere tantissime le istanze dei singoli territori, e noi abbiamo un po' pensato che l'arte potesse essere quel linguaggio comune che ci permetteva un po' di tirare un filo rosso con il quale si sorvolava, cioè si passava un po' più in alto delle singole istanze, ma si riusciva poi comunque tramite l'arte a parlare un po' a tutti i territori e far parlare tutti i territori. E quindi è stata un po' questa l'idea, di dire: noi portiamo le persone in questo territorio, le facciamo vivere un'esperienza mediata dall'arte, ma comunque guidata da noi dello staff di Foglia Tonda, li facciamo vivere questa esperienza in cui è un po' quel gioco in cui appunto io ti attiro un po' con qualcosa di artistico, e anche magari più semplice da comprendere, o comunque è più accattivante, però poi appunto ti guido all'interno di un percorso in cui tutte queste esperienze anche artistiche e tutto il resto ti lasciano un messaggio, ti portano a fare un'esperienza che poi per noi può essere di 2 giorni, 3 giorni insieme alla comunità provvisoria, che è quella che popola il festival, li lasciamo appunto, li guidiamo in questo percorso e tentiamo di portarli a una riflessione legata al territorio in cui si trovano, e lo facciamo appunto utilizzando il medium dell'arte in tutte le sue forme, perché appunto ci permette di creare questo discorso comune. Mi piace questa parola che hai usato quando hai detto comunità provvisoria. E quindi diciamo adesso spostiamo il focus da chi viene al festival, insomma, a sperimentare quello che voi proponete, e concentriamoci invece su il territorio che ospita questa comunità provvisoria. E con questi 2 giorni appunto in cui portate persone, eventi e confusione in senso buono, diciamo, in un paesino che immagino sia per il resto dell'anno molto silenzioso, che cosa lascia poi sul territorio, e come viene percepito da chi rimane lì, diciamo, tutto l'anno, quello che il festival porta in quei 2 giorni e quello che lascia nel resto, insomma, il resto del tempo? Sì, questo è un tema essenziale quando si va a fare questo tipo di attività, festival, soprattutto in comunità che, appunto, magari non l'abbiamo ancora detto e serve a capire un po' il contesto. Razzuolo è una frazione che conta 70 abitanti, Casaglia ne conta 30, quindi stiamo parlando veramente di numeri bassissimi, e come dicevi tu, appunto, cioè, noi arriviamo in un festival che l'anno scorso ha toccato numeri anche intorno alle 500 persone, che sono 5-6 volte gli abitanti del paese. E quindi è importante interrogarsi su questo tema,
E quando appunto noi parliamo di comunità provvisorie e comunità permanenti, e questi sono termini appunto non coniati da me, ma presi in prestito appunto anche da Franco Arminio e da tutta la sua poesia e prosa, e praticamente appunto noi con il festival lavoriamo proprio su questo incontro, sull'incontro tra la comunità provvisoria e quella permanente, che poi si stimolano a vicenda, ognuna ha qualcosa da, mettiamola così, insegnare o stimolare all'altra. E però ci siamo certamente appunto chiesti se, cioè, cosa c'è oltre a questi giorni di festival, perché poi c'è sempre un po' il rischio che uno veda tre giorni di colonizzazione, praticamente c'è sempre un po' il rischio colonizzazione, c'è il rischio di appunto di essere, di avere un approccio che uno non vorrebbe mai avere, e poi un po' quello estrattivo insomma rispetto a un territorio. E quindi noi negli anni ci siamo impegnati perché questa nostra presenza sul territorio fosse sempre più continua. Uno esempio soprattutto che mi viene da citare è quello del sentiero. Noi con Foglia Tonda appunto abbiamo negli anni, a partire dal 2018, riaperto un sentiero intorno al paese, a questo punto quasi l'unico sentiero rimasto, perché non essendo una meta turistica, siamo in una zona dell'Appennino che appunto è, anche utilizzando le parole di Sandro Campani, riporta nel suo libro, cioè è una montagna da poco, cioè nel senso, senza volerla sminuire, ma è veramente, non siamo vicini, non siamo all'interno di un parco, non ci sono particolari emergenze anche paesaggistiche che portano tante persone in questo luogo, e quindi alla fine dei conti i sentieri partivano dal paese, erano quelli che utilizzavano le persone. Con le persone che hanno smesso di fare attività nelle aree boschive, i sentieri si sono persi, e noi con Foglia Tonda ne abbiamo recuperato uno, e adesso è un po' l'unico sentiero aperto, e ci piace sapere che durante l'anno le persone continuano a utilizzarlo, e quindi questo per esempio una cosa abbiamo lasciato. Poi stiamo lavorando la comunità di Casaglia per recuperare alcune delle tradizioni che c'erano fra i due paesi, che si trovavano in particolari momenti dell'anno per fare feste insieme, e quindi cerchiamo appunto nel tempo di rendere più continua la nostra attività sul territorio, così che anche le comunità siano più benevole nei nostri confronti e riescano anche a comprenderci meglio. Beh, complimenti insomma per aver portato avanti anche questa riflessione insomma mentre avete sviluppato questo evento. E il festival quest'anno è alle porte, sta per realizzarsi, e quindi vogliamo magari raccontare quando sarà esattamente e soprattutto che cosa offrirete a questa comunità provvisoria quest'anno. Allora, il festival sarà appunto il 13 e 14 luglio, il 13 a Casaglia, il 14 a Razzuolo, e appunto due giorni di festival in cui si alterneranno molti laboratori di vario tipo, da laboratori magari più incentrati ad esempio sull'attivismo politico ad altri invece più sulla raccolta delle erbe spontanee ad esempio, ed altri laboratori anche più artistici come ad esempio un drum circle, e poi avremo una parte dedicata ai talk in cui appunto anche tu sarai coinvolta e anche l'altra montagna sarà coinvolta. Riporteremo a Foglia Tonda il vostro format Un'ora per acclimatarsi, quindi un po' anche il format che è quello di questo podcast esteso, e lì parleremo due talk e parleremo appunto da un lato di giustizia climatica e del suo rapporto con gli Appennini, e quindi della posizione degli Appennini nella crisi climatica, e dall'altra invece ci sposteremo un po' di più sul non tanto sulle comunità ma quanto più sugli ecosistemi, e tratteremo un po' quelli che sono gli impatti della crisi climatica sugli ecosistemi appenninici. E oltre a questo ci sarà appunto uno spettacolo teatrale, e la nostra classica passeggiata sul sentiero, perché appunto il sentiero l'abbiamo recuperato proprio perché ogni anno facciamo questa passeggiata, siamo a narrazioni camminanti, durante il quale poi ci sono varie interruzioni artistiche o letterarie insomma. E quindi è un po' questo il programma in proprio strettissimo, e comunque appunto tutti i dettagli sono presenti sulle nostre pagine Facebook e Instagram cercando Foglia Tonda, anche sul sito www.fogliatonda.info. Ottimo, io non vedo l'ora di partecipare. Direi che ci siamo acclimatati a questo tema e ci siamo acclimatati al Festival Foglia Tonda, e quindi prima di salutarti ti chiediamo un consiglio per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Allora, rimango in tema di festival e dato che appunto Foglia Tonda, nato nel 2018, ai tempi era forse non tra i primi, ma comunque non erano molti festival in Appennino, in questi 7 anni ne sono nati tantissimi e quindi nell'attesa che magari appunto qualcuno si occupi di realizzare una rete dei festival dell'Appennino, il mio consiglio è quello di spulciare bene internet o comunque insomma le varie pagine Facebook, le varie reti, perché ci sono davvero tantissime esperienze nell'Appennino come anche nelle Alpi durante l'estate soprattutto, a cui è bello partecipare perché sono veramente tantissime comunità che stanno facendo delle cose bellissime. Grazie mille Andrea. Grazie a te Sofia, a presto. Avete ascoltato Un quarto d'ora per acclimatarsi, un podcast prodotto dall'Altra Montagna in collaborazione con il Trento Film Festival, scritto da Sofia Farina e curato da Luigi Torreggiani, con il supporto redazionale di Pietro La Casella, Michele Argenta e Luca Pianesi. Le musiche sono dei Sordi, il progetto grafico è di Andrea Bettega. Vi invitiamo ad approfondire diversi temi relativi alle terre alte tramite gli articoli, i video e i podcast dell'Altra Montagna.